Però voglio analizzare uno degli aspetti di dolore morbido che si usa in contemporanea. Per esempio, utilizziamo una tecnica, per esempio quella dell'aquila che caccia la preda, che è questo tipo di tecnica. Okay? Se io la eseguo sempre in modo duro, cioè faccio in modo che porto giù il busto mentre scendo, quindi lo porto proprio, io utilizzo un duro e un duro. Bene? Sono lento. Risulta essere lento e poco potente. In realtà qual è il segreto di unire il duro e morbido? Mentre sono morbido vado verso il duro. Ma nel busto io sono morbido perché lo lascio cadere. Non lo porto giù. Ma da qui lo lascio cadere, proprio lo lascio cadere, quindi sono morbido in questo mio movimento. In questo mio morbido c'è un movimento dell'artiglio che diventa duro. Ovviamente nel momento in cui sono caduto devo essere stabile, quindi blocco l'infornatura, altrimenti oscillo. Vediamo che anche qui i tendini sono progressivi. Allora, se lui mi attacca e io vado giù, sono lento, magari sono più veloce di lui, ma sono comunque lento. Se io da qui mi lascio cadere, bene, io sono più veloce. È chiaro? Quindi ho necessità di alternare duro e morbido. Questo è uno degli aspetti, poi ce ne sono tanti altri.